tutti, io sono Ianni e bentornati in questo nuovissimo video. Scusate la faccia e il disordine, ma la vedrete ben poco, perché questo è il Bookshelf Tour 2020. Però vorrei fare alcune premesse. Prima di tutto, rispetto all'anno scorso, ho deciso di fare il Bookshelf Tour direttamente in un video, quindi questo per il 2020 sarà l'unico Bookshelf Tour. Quindi per questo tipo di video ci vediamo l'anno prossimo. Seconda premessa: se non vedete in questa stanza, in questo Bookshelf Tour, tutti i libri che vi cito, perché alcuni sono in camera di mia sorella, che non posso farvi vedere perché sono impossibilitata a fare queste cose al momento, quindi purtroppo devo farvi vedere solo i libri che ho in camera mia. E niente, partiamo subito. Io non sono pronta, però so che qualcuno di voi lo aspetta, che questo video sarà una bomba come sempre, quindi partiamo. Bene, ho deciso di seguire lo stesso percorso che avevo fatto l'anno scorso, quindi partiamo da questa mensola, e dove c'è un Funko di Joker, poi abbiamo un souvenir dalla Norvegia, rotto ovviamente, e poi abbiamo Credo Soldato, dei pinguini di Madagascar, non ne sono sicura ma credo sia lui, e poi la fascetta tipica dei concerti, questo è di Mika, Take a Bite You Tour, di 4 anni fa, del 2016. Ma adesso passiamo ai libri. Will ti presento Will di John Green e David Levithan. Piranha di Cliff Glasser. La lettera di Catherine Hughes. Avevano spento anche la luna di Ruta Sepetys, credo si pronunci così. Fiori sopra l'inferno di Ilaria Tuti. The Store di James Patterson. Acqua nera di Valentina D'Urbano. Nella mente dell'ipnotista di Lars Kepler, L'ombra dello scorpione di Stephen King, Noi ragazzi della zoo di Berlino di Christian F., Cose che nessuno sa, Ciò che inferno non è, L'arte di essere fragili come il leopardo può salvarti la vita, e Ogni storia è una storia d'amore di Alessandro D'Avenia. Ne manca uno, lo so, però è in prestito e non so quando mi tornerà indietro, spero presto. Qua è un po' difficile togliere i libri, ma ve li farò vedere così. Abbiamo un souvenir di Matera, una mia foto di quando ero piccola, poi souvenir di Barcellona, souvenir di Firenze Sbilenco, abbiamo ricordo di Pisa, una Madonnina, ricordo di Loreto e anche il ricordo di Pompei, purtroppo un po' Sbilenco. Ma vediamo i libri di questa prima mensola. Abbiamo Divergent, Insurgent, Allegiant, e Four di Veronica Roth. Poi abbiamo Red Rising, Il canto proibito, Golden Sun, Il segreto di Darrow, Morning Star, La guerra del mentitore di Pierce Brown. Di questa trilogia ne manca uno, questa ovviamente è una trilogia completa, ma manca il 20 anni dopo. C'è Percy Jackson, L'eroe dell'Olimpo, L'eroe perduto, Il figlio di Nettuno, Il marchio di Atena, La casa di Ade, che è il mio preferito, e infine Il sangue dell'Olimpo. E poi Hunger Games, Hunger Games La ragazza di fuoco, e Hunger Games Il canto proibito di Susan Collins. Poi qua abbiamo un orsacchietto che ho comprato alla crociera di quinta superiore. Questa è una cosa nuova rispetto all'anno scorso, perché sono il mio nome, lettere che compongono il mio nome, e qui c'è Elmo. Ma adesso vediamo i libri. Sfida totale di Tom Clancy, Segno della croce di Glenn Cooper, Verre di Leonardo Padrignani, Colpa delle stelle, Cercando Alaska, Tartaruga all'infinito, Let It Snow, Città di carta, e Teorema Catrin di John Green. Lucio di Christian Frascella, Il bambino del fiume di Sadie Jones, Il mio nome è nessuno, Il giuramento, poi The Hunger affamati di Alma Katsu, Dunkirk di Joshua Levin. Poi finalmente vediamo i libri che sono quella libreria bianca, che è la più grande che ho al momento. Allora partiamo da qui, che sono i miei thriller. I 5 cadaveri di Robert Bridgman, Il tatuatore di Alison Bashman, di cui voglio comprare assolutamente l'altro libro che è uscito, Ho ucciso mia sorella di Julia Eberlin, Io vi vedo di Simonetta Santamaria, Il matrimonio delle bugie e Una madre perfetta di Kimberly Bell, Il silenzio del ghiaccio di Tess Gerritsen e Altrimenti muori di James Patterson. Questo è un orsacchietto che mi aveva regalato la mia bisnonna, però ok, qui abbiamo La corte delle spine di Sarah J. Maas, e poi abbiamo Freddie Mercury che accompagna la trilogia di Nevernight. Nevernight, Mai dimenticare, Nevernight, I grandi giochi, e Nevernight, Alba oscura. Poi abbiamo Una meravigliosa bugia, Un magnifico equivoco e Un'incredibile follia di Jamie McQuire. Qui niente di speciale, c'è una foto di un mio amico, lì c'è una
frase con un'immagine di Andy Warhol, e qui abbiamo ovviamente Anakin Skywalker versione Darth Vader. Poi qui sotto un libro che devo andare a cambiare, Gli ultimi giorni dei nostri padri e la verità sul caso ricoperto di Joelliger, I custodi di Slate House di David Mitchell, I Perversum Next e Perversum Ultimate di Cecilia Randall. Fisicamente mi manca ancora il terzo, ma l'ho letto e appena lo avrò ve ne parlerò meglio. Il Trono di Spade di George Martin, con tanto di Daenerys. Il secondo volume del Trono di Spade, il terzo volume del Trono di Spade. La prima regola del mago, primo volume della Spada della Verità di Terry Goodkind. Il secondo volume della Spada della Verità, La Pietra delle Lacrime di Terry Goodkind. Il Signore degli Anelli di Tolkien, accompagnato dal primo volume in inglese. E anche dall'Hobbit, versione ad elfi. Segreti di Askeloth e l'Isola degli Evoluti. Segreti di Askeloth, L'Abisso, secondo volume della trilogia, credo, perché il terzo deve ancora uscire e non so se poi dal terzo in poi ce ne saranno altri. La Collina dei Conigli di Richard Adams, sono il numero 4, e Il Potere del Numero 6 di Pittacus Lore. Coraline di Neil Gaiman, Predatori dell'Arca Perduta di Campbell Bell, che è il primo volume e anche quindi primo film della storia di Indiana Jones. La Forchetta, la Strega e il Drago di Christopher Paolini, Aragorn, Eldest, Breezing e Inheritance di Christopher Paolini. Il Sangue degli Elfi di Andrei Sapkowski, Guida Galattica per gli Autostoppisti di Douglas Adams, che è, oddio se ci riesco, è ovviamente Double Face e dietro c'è Niente Panico di Neil Gaiman. Qui ci sono alcuni fumetti, qui abbiamo sempre un pupazzone di un mio di quando ero piccola, un volume di Dylan Dog, poi alcuni oggetti, questo è l'orologio della Bella Bestia di cui non ricordo il nome, non linciatemi, mi verrà, ce l'ho sulla punta della lingua. Poi abbiamo Funko Pop di Daryl Dixon, che è un personaggio di The Walking Dead, quindi abbiamo qualcuno, e sotto c'è una collezione non finita di Outcast, perché mi sono fermata con la serie TV che non mi ha fatto troppo impazzire. L'Amica Geniale, Storia del Nuovo Cognome, Storia di Chi Fugge e di Chi Resta e Storia della Bambina Perduta di Elena Ferrante, Inferno, Angeli e Demoni, Il Codice da Vinci, Il Simbolo Perduto e Origin di Dan Brown. Tra questi manca Crypto, che sto ancora leggendo, Collezionista di Ossa di Jeffrey Deaver, Il Valzer dell'Impiccato, Il Bacio di Acciaio, L'Ombra del Collezionista, La Figlia Sbagliata, Il Taglio di Dio e La Stanza della Morte. Le Otto Montagne di Paolo Cognetti, L'Ex Avvocato di John Grisham, La Speranza Oltre le Sbarre di Maurizio Granchi e Angela Trentini, Vita Migliore di Nicola P. Savic, spero si pronunci così, il suo nome non è italiano. Abbiamo poi La Tela dell'Assassino di T. R. Ragan, La Ragazza Scomparsa di Angela Marson, Flower, Il Profumo delle Foglie di Tè e Il Silenzio della Pioggia d'Estate di Dana Jefferies, Il Libro Segreto di Dante di Francesco Fioretti, L'Assegno sull'Orient Express di Agatha Christie, Natale di Poirot. Poi c'è Il Socio di John Grisham, The Secret History of the World, che non ho ancora capito perché l'ho comprato, ce l'ho qui da anni e non l'ho mai letto. C'è il mio amato Professor Lupin e dietro ovviamente c'è questa bellezza, I Fidanzati dell'Inverno, primo volume della Traversa Specchi, Gli Scomparsi di Chiar di Luna, il secondo volume della Traversa Specchi e La Memoria di Babel, che è il terzo volume della Traversa Specchi. Qui ci sono i miei segnalibri, alcuni classici, c'è Peter Pan e Frankenstein in inglese, così non li sto neanche a togliere perché tanto sono inutili. Poi abbiamo Il Bambino con il Pigiama a Righe di John Boyne, Il Diario di Anna Frank, Se Questo è un Uomo di Primo Levi, La Bambina che Guardava i Treni Partire di Roberto Long, un'altra copia del Diario di Anna Frank, Auschwitz era il numero 220.543 di Dennis Avey, scritto con Rob Bromby. No. E qui in fondo un altro pupazzo mio da piccola, alcuni libri per l'università, la mia sfilza di classici che in realtà sono la maggior parte di mia sorella. Cosa fa quello lì? La Metafisica di Aristotele, L'Uomo di Pietroburgo di Ken Follett, A Volte Ritorno di John Niven, La Solitudine di Moore che aveva due mogli, Cattiva Cucina e Sesso Catastrofico di Caterina Falconi, I Colori di una Vita, Figlia di Dakar, Il Richiamo della Savana,
L'uomo con la pelliccia di Michele Visconti, Era te che cercavo di Pedro Chagas Freitas, Donato Carrisi con La donna di fiori di carta, La bacchetta di Harry sempre presente, forever and ever, Afrodisia di Anna Genovese Calcic, Fahrenheit 451, Due copie della figlia di Iorio di D'Annunzio, Il piacere di D'Annunzio, La tempesta di Shakespeare, Omero ed Iliade di Alessandro Baricco, Devo poesie solo per portarmi a letto le ragazze di Bukowski, La signora delle camelie di Dumas, I Malavoglia di Verga, anche Mastrodon Gesualdo sempre di Verga, Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, insieme ai tre moschettieri. E poi abbiamo Moby Dick, Dracula di Bram Stoker, Romeo e Giulietta di Shakespeare, Gli uccelli, Le donne al Parlamento di Aristofane, Andrea di Terenzio, Il gatto pardo, La certosa di Parma che era di mia madre ed è vecchissimo, I racconti di Edgar Allan Poe, L'arte di saper ascoltare di Plutarco, Apologia di Socrate di Platone, Orgoglio e pregiudizio della Austen, Le notti bianche di Dostoevskij, Notre Dame de Paris di Victor Hugo, Madame Bovary di Gustave Flaubert, Repubblica di Platone, Ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo, Il grande Gatsby di Fitzgerald, Frankenstein di Mary Shelley, questo è in italiano, L'uomo che sussurrava ai cavalli di Nicholas Evans, Democrazia di Gerardo Colombo, L'isola misteriosa, 20.000 leghe sotto i mari e Giacinto della Terra di Jules Verne. Poi abbiamo questa trilogia di Italo Calvino con Il Visconte dimezzato, Il Barone Rampante e Il Cavaliere Inesistente in questa bellissima edizione che io adoro, anche se i libri non li ho mai letti perché non ci sono mai riuscita. E infine Il nome di Dio e misericordia di Papa Francesco, I dannati della terra di Fanon, Boris Senitico di Dione di Prusa, Politica di Aristotele, Emilio di Rousseau, Grammatica della fantasia di Gianni Rodari e poi, infine, come ultimo, Lettera a una professoressa di Don Milani, scritto insieme ai suoi alunni della scuola di Barbiana. Ed eccoci qui alla conclusione di questo video, di questo bookshelf tour che è stato un parto, come è stato l'anno scorso, però credo di essere molto soddisfatta del risultato. Devo ancora editarlo, però sono comunque soddisfatta perché un altro anno ce l'ho fatta e adesso mi ricordo perché i bookshelf tour si fanno una volta l'anno. E me lo avete chiesto, qualcuno lo sta ancora aspettando, lo aspetterà probabilmente anche l'anno prossimo. E credo che sia anche uno dei video non solo più difficili da fare, da registrare e da editare, però dall'altro lato è anche uno dei video che danno soddisfazione. E niente, il video finisce qui, come al solito vi dico le solite cose. Se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti in cosa posso migliorare e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!